Adelio Micozzi di Crea Legno, parliamo di sistemi costruttivi in legno, a telaio in questo caso, ma anche XLAM. I sistemi costruttivi in legno sono un'ottima modalità, resta pure qui, un'ottima modalità per realizzare edifici ad energia quasi zero. Sappiamo che il legno oggi si è evoluto notevolmente, soprattutto questi sistemi ci possono garantire attraverso una stratigrafia di materiali diversi un'alta efficienza energetica dell'involucro, possono essere utilizzati anche nell'ambito degli ampliamenti e delle sopraelevazioni, perché il legno è un materiale molto leggero, quindi adatto alle sopraelevazioni. In alcuni casi ci sono delle regioni che, se si riqualifica la parte sottostante dell'edificio, concedono una cubatura nella parte alta e quindi si può davvero scegliere il legno per realizzare questo tipo di ampliamento. Andiamo vicino a quella che è la stratigrafia di una vostra parete a telaio e quindi cerchiamo di analizzare tutti i vari elementi di questo sistema costruttivo. Ora, questa è una parete che è pensata per un attacco a platea, non cambia poi il concetto della stessa parete nel caso di una sopraelevazione e di un ampliamento. Ora, la sopraelevazione e gli ampliamenti sono, in un'edilizia abbastanza rarefatta come quella di oggi, sono dei campi di impiego del legno e comunque delle costruzioni a secco molto importanti. Qui vediamo uno spaccato di una parete, pensiamola agganciata ad un cordolo in cemento armato che potrebbe essere l'ultimo solaio su cui poi sopraeleviamo, ed è costituita da pilastri in legno lamellare che hanno una sezione congrua, in questo caso 8x16, controventati da pannelli strutturali che in questo caso sono dei pannelli in USB. Tra questi pilastri poi è inserita la coibentazione, che in questo caso è lana di roccia. Lana di roccia. Sì. Quindi questa è, diciamo, la parte centrale, il cuore della vostra parete. La parte strutturale. La parte strutturale, mentre all'esterno si può ovviamente combinare un qualsiasi tipo di cappotto termico a seconda delle necessità. Non solo, ma anche di parete ventilata. Certo. Probabilmente ancora più interessante. E all'interno un vano tecnico all'interno del quale passano poi tutti gli impianti tecnologici. Allora, vediamo infatti che all'interno voi prevedete, con uno spessore anche abbastanza sottile, questo tipo di stratigrafia. Qui abbiamo una barriera a vapore. Questa è, in questo caso siamo all'interno, un freno a vapore, all'esterno un telo traspirante, ritornando all'interno il vano tecnico, una volta che all'interno del quale passano poi gli impianti, viene riempito di un isolante in lana minerale in questo caso. Chiudiamo con una lastra poi in fibrogesso, che è quella che dialoga con l'interno della casa. Certo, e che ci dà anche dei vantaggi non solo strutturali, ma anche a livello proprio di gestione della casa, perché il cliente finale non deve andare poi a trovare i montanti per appendere un semplice quadro, ma può gestire questa parete a secco come se fosse un muro tradizionale. Certo, posso. Non cambiano le abitudini. Certo, quindi. Non cambiano le abitudini, possiamo piantare i nostri chiodi mettere il nostro, insomma, quadro. Sì. A livello invece di cantieristica, questo tipo di strutture poi come vengono realizzate? E questo è un aspetto importante, perché lei tenga conto del fatto che, specialmente nelle sopraelevazioni, noi andiamo a costruire sopra degli ambienti abitati, nella maggior parte delle case. E spesso in centri densamente popolati, per cui il camion che passa, cioè gestire un edificio come un intero cantiere, diventa problematico. In questo caso ci aiuta molto l'edilizia a secco, perché non ci sono oggetti, perché i tempi sono molto veloci, si può arrivare anche a prefabbricare tutto in officina e poi costruire sul posto, per cui i disagi e i pericoli di infiltrazioni d'acqua, che sono le problematiche più gravi, sono ridotti al minimo. Con il legno abbiamo una cantieristica estremamente veloce, no? Sì, sì, lo è. Tutti i materiali che vengono poi inseriti all'interno del cantiere, tipo isolanti, tutti i vari elementi,
vengono inseriti in cantiere? Vengono inseriti in cantiere, è l'aspetto che a noi piace particolarmente, perché poi c'è una gestione del cantiere e anche un contatto con il cliente finale, con chi costruisce la propria casa, che vede materialmente cosa poi inseriamo e cosa facciamo. Fermo restando che per costruzioni di dimensioni importanti poi si possa abbreviare questa tempistica costruendo poi in officina. Certo. Un altro aspetto estremamente importante, e oggi lo è sempre di più, è la gestione del cantiere anche dal punto di vista della semplice pulizia. Sono cantieri molto puliti, in discarica arriva quasi nulla, nelle nostre regioni ancora no, in Alta Italia, in altre regioni il poco che arriva in discarica viene utilizzato per produrre energia, per cui siamo in un circuito, un ciclo virtuoso di materiali, di utilizzo di materiali, e questo ci piace molto, insomma. Allora, dal punto di vista termico, questo tipo di stratigrafia a che tipo di edificio ci potrà portare a livello di classe energetica? Guardi, cioè, cerchiamo di dare dei dati ad un livello, è chiaro che poi va gestito con una tipologia di impianti, lei ha fatto prima delle interviste, però questa già come stratigrafia è una stratigrafia che si può collocare benissimo una classe A. Certo, una classe A, che quindi avremo un involucro edilizio ben molto efficiente, che ci permetterà di inserire un'impiantistica a misura e quindi anche facendo largo utilizzo di fonti rinnovabili, sicuramente, perché poi i nuovi macchinari sono proprio adatti a tutti quegli involucri che sono già prestanti. Ed è la combinazione ideale per concludere poi questo ciclo virtuoso che lei definiva prima. L'utilizzo poi di questa impiantistica, insomma. Al legno viene sempre data una pecca, che è quella dell'utilizzo in clima mediterraneo. In realtà con la ventilazione, quindi con pareti ventilate, andiamo anche ad evitare questo tipo di problematica, perché evitiamo il surriscaldamento estivo. Ora non la vediamo qui, ma il sistema è sicuramente abbinabile, no? Adottabile non solo nelle nuove costruzioni, che siano esse sopraelevazioni o ampliamenti, ma anche nel recupero di un parco edilizio non rispondente a certi coefficienti, e quello è un altro settore molto interessante, insomma. Sì, pareti ventilate ci servono a proteggere dal freddo invernale, dal caldo estivo. Io mi sposterei nella parte dove vediamo un altro sistema costruttivo in legno, in questo caso lì abbiamo visto il sistema a telaio, qui vediamo una sezione di sistema X-LAM. L'X-LAM, a differenza del sistema a telaio, utilizza una parte di legno più massificata, diciamo. Sì, potremmo definirlo un muro in legno, ha delle caratteristiche diverse dal platform frame che abbiamo visto prima. Concettualmente, strutturalmente si comportano nello stesso modo una volta montati. È chiaro che va pensato l'utilizzo di una struttura di questo tipo rispetto all'altra, per esempio per realizzazioni molto grandi. Potrebbe essere molto interessante utilizzare l'X-LAM per realizzazioni con un impianto architettonico molto semplice. Torna a essere molto interessante l'X-LAM. Credo che il sistema costruttivo, ma in generale, debba essere poi pensato, progettato e applicato a seconda, esatto, del progetto e delle diverse necessità. Perfetto. Ricordiamo poi l'altro vantaggio fondamentale dei sistemi costruttivi in legno, che è quello di una grande sicurezza dal punto di vista sismico, no? Questo lo è, anche se personalmente penso che le qualità di un'edilizia a secco in legno debbano partire non da un presupposto quale siamo abituati, quella della resistenza a sisma, perché poi tutti i sistemi costruttivi, e oggi ne abbiamo le qualità tecniche, le capacità, debbono resistere al sisma. Credo che una costruzione a secco in legno abbia una serie poi di vantaggi e di caratteristiche tali che insieme al sisma la rendono poi applicabilissima. Parliamo quindi del comfort abitativo interno. Nel modo più assoluto. Ricordiamoci che entrare in un'abitazione in legno significa sentire davvero un'altra aria, perché
hanno una gestione dell'umidità, delle temperature interne diversa rispetto all'edilizia tradizionale, è quella sensazione di aria secca. Sì, secca, ma, non dico secca, però c'è un microclima interno particolare. Sa qual è anche il bello e il piacere di questo sistema costruttivo? Che ci si accorge di questi aspetti anche in sede di cantierizzazione. Cioè quando la casa ancora non è finita, mancano le finestre, già si sente una resistenza al rumore che è diversa, una qualità dell'aria, sono tutti aspetti che si riconoscono anche in fase di costruzione. E una grande salubrità interna, perché il legno, essendo materiale naturale, chiaramente all'interno non emetterà sostanze nocive, quindi saremo certi della salubrità dei nostri ambienti. Se più ci abbiniamo a un impianto di ventilazione controllata, avremo anche il massimo efficientamento della qualità dell'aria interna, avendo un riciclo costante. E credo che sia un aspetto ormai che si sposa e si deve sposare con le strutture poi in legno, insomma. Io ringrazio Adelio Micozzi della Crea Legno. E io ringrazio lei.